Benvenuti alla presentazione della prima mostra del Maxi L'Aquila a Palazzo Ardinghelli, dal titolo Punto di equilibrio, pensiero, spazio, luce, da Toyo Ito a Ettore Spalletti. Il titolo della mostra prende ispirazione proprio dall'opera di Ettore Spalletti, che è una delle 8 opere commissionate per questa occasione, dove ogni artista ha scelto lo spazio dove allestire la propria opera. Ettore ha scelto uno spazio meraviglioso, la piccola cappella che sta al primo piano, dove ha realizzato una colonna che dall'alto scende fino al pavimento e come una solidificazione di un raggio di luce. Ecco, proprio su pensiero, spazio, luce parte questa suggestione e si sviluppa tutta la mostra con le 8 nuove committenze e una selezione di opere di arte, architettura e fotografia della collezione del Maxi. Gli 8 artisti si sviluppano dunque nelle varie sale, nelle vari spazi del museo, a partire ad esempio da Elisabetta Benassi, che ha immaginato delle sculture di sale, la città sale, che riflettono proprio sul tema della conservazione, ma anche quella dell'offerta, e quindi come una sorta di ex voto, come una sorta di modelli della città che vengono offerti al visitatore e alla sua esperienza dello spazio. Oppure Alberto Garutti, che ha immaginato un'opera straordinaria che riflette sul tempo, sul passaggio del tempo e del colore, quindi che prende le sue vibrazioni sia dal trascorrere del tempo che dal trascorrere delle differenti momenti del giorno e quindi della luce. Oppure di Anastasia Potemkina, che ha immaginato un'opera che dal palazzo esce nella città e trova altri spazi dove intervenire, quindi un dialogo proprio con il tessuto urbano. E ancora Nunzio, che ha voluto realizzare una sorta di grande ingresso di fronte al cortile e che dà su via Garibaldi. C'è un'opera straordinaria sul soffitto dell'ingresso, realizzata da Nunzio con i suoi legni bruciati. O ancora Daniela De Lorenzo, che ha riflettuto sull'idea del rapporto tra lo spazio e il corpo con una scultura di carta. E ancora le committenze fotografiche di Paolo Pellegrin e di Stefano Cerio. Ecco, queste nuove committenze sono poi poste in dialogo con una serie di opere che provengono dalla collezione del Maxi, ma anche qui abbiamo privilegiato delle opere che si inserissero nello spazio architettonico. Proprio di fronte a me c'è Maurizio Nannucci con la sua bellissima opera The Missing Poem is the Poem, e che è stata allestita tenendo conto proprio dello spazio architettonico dell'ingresso. Oppure la scultura di Juan Munoz, che saluta il visitatore proprio all'inizio della mostra, questa figura che sembra stare davvero in equilibrio e salutare il visitatore che entra. O ancora grandi nomi come Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Piero Manzoni, la stanza di Monica Bonvicini, un'altra opera che dialoga fortemente con l'architettura, o quella di il bellissimo film di Allora e Calzadilla. E poi con le opere di Maria Lai, che riflettono proprio sul tema del viaggio, una delle opere proprio dal titolo Il viaggiatore astrale, e un'altra delle sue celebri Pagine cucite, per poi proseguire nella grande sala degli arazzi di William Kentridge, 4 suoi celebri arazzi realizzati negli ultimi anni che riflettono ancora sul tema del viaggio, della diaspora, della mappa, del paesaggio, che ci introducono alla sezione di fotografia e di architettura
di cui vi illustrerà Margherita Guccione. Per l'architettura e per la fotografia devo dire che abbiamo seguito sostanzialmente due obiettivi. Il primo, quello di selezionare dalle collezioni Maxi Architettura e Maxi Fotografia una selezione significativa di autori rappresentativi delle nostre collezioni e rappresentativi quindi del panorama italiano e internazionale. Per l'architettura, nelle sale di Palazzo Ardinghelli vediamo susseguirsi una serie di visioni realistiche, ma anche visioni appunto immaginifiche, che sperimentano le diverse modalità con cui gli architetti si confrontano, no, con il contesto, con il paesaggio, si confrontano sovrapponendosi al paesaggio, e penso alle megastrutture di Jon Friedman, o si confrontano scavando il paesaggio, penso alla città scavata di Bernard Curie, o cercano di lavorare sul concetto di densità, e penso alla città compatta di Franco Purini, o se no ci si poggiano lievemente e penso alle strutture tecnologiche di Toyo Ito. Nello stesso modo i fotografi anche riflettono sul paesaggio, e penso a Paolo Pellegrin, che ha realizzato un mosaico di dettagli urbani dove ancora è evidente la ferita, la grande ferita del terremoto, ma sono dettagli anche che in uno splendido bianco e nero ci aprono degli spiragli di luce verso il paesaggio abruzzese, che pure Paolo Pellegrin riprende nella sua dimensione più naturalistica, più favolistica. E per concludere direi che architetti e fotografi hanno guardato al loro specifico disciplinare con un'attenzione ai linguaggi, linguaggi che non sono soltanto appunto quelli interni alla propria disciplina, ma che si aprono a un confronto con gli artisti, e questo è particolarmente efficace in questi spazi di Palazzo Ardinghelli, che paradossalmente, pur essendo un palazzo barocco così configurato, così strutturato nella sequenza degli spazi, riesce a restituire una dimensione fluida di dinamicità e di confronto tra i diversi autori, che è molto simile a quello che avviene negli spazi di Zahedid nel Maxi di Roma.